stratosferico. Questi sono gli artefici di questa vittoria, tutti in egual modo, particolarmente Jankovic, che ha realizzato qualcosa come 25 punti, Calzini 27, 21, il resto ce lo diranno loro quanti punti hanno realizzato. Allora vediamo, sono loro gli artefici di una vittoria, nome e cognome, perché noi in televisione ho detto soltanto i nomi e il numero e basta. Quindi che bene, Samuele. Che bene, Samuele, una bella partita, 115 praticamente a 44, quindi il risultato. Secondo tutti questa partita è stata la prima vittoria di questo campionato. Ce la dedico soprattutto ai miei genitori e a tutta la squadra. Bravo di te. Gilberto Andrea. Come andate? Bene. Per illustrare cosa il commentatore ha detto durante l'incontro, quello che ha fatto, i canestri che ha fatto, anche se è stato tolto 25 canestri, 25 punti, sono tanti. Il traduttore, vedi qua il traduttore, vieni qua a dirgli come si trova ad Arezzo. Guardate qui. Di più, poi anche Alberto. Che ora si respira anche lo spogliatoio. Ai genitori. Il più piccolo di tutti, Troani, il più piccolo però si è fatto sentire, si è fatto vedere e ha spinto tanto. Allora, com'è andata? Troani non ha realizzato nessuno, però è stato utile alla squadra. È una vittoria importante, ci aiuta a sbloccarci in tutto il campionato. Adesso, come hanno detto tutti gli altri compagni prima, dobbiamo iniziare a vincere. Ecco, il segreto che nello spogliatoio, qual è questo segreto che nessuno mi ha detto? Potremmo dire l'unità e la voglia di vincere, cioè, anche se siamo un po'... E con qualche punto di Troandi si può andare più in alto? Ora non lo so. Si può volare alto. Bravissimo, è la volta l'ultimo da aprire. Sicuramente questa partita è stata importante per la squadra, perché siamo stati più continui rispetto alle altre, che siamo sempre, diciamo, crollati nell'ultimo quarto. E questa partita la dico soprattutto alla squadra, che possa iniziare questa stagione al meglio, e posso continuare questa stagione al meglio, e al coach. Allora, prima di parlare con il coach, direi di fare un saluto al pubblico che ci guarda dalla televisione, tutti insieme, il saluto di Fabio e la squadra, tutti insieme, il saluto per adesso.